L'economia circolare e il mondo dell'usato sono diventati un trend. Basta accendere la TV per verificare quanto stia diventando diffuso il vendere e comprare usato. Tutto ciò lascia presagire ad una grande espansione di questo mercato. Ma sarà tutto oro quello che luccica? Buongiorno a tutti. Il mio nome è Alessandro Giuliani, sono un imprenditore che da oltre 30 anni si occupa di negozi dell'usato e sono il portavoce di Rete ONU, l'associazione nazionale degli operatori dell'usato. Nel mio intervento di oggi farò un focus sul mercato dell'usato, toccando i temi della responsabilità estesa del produttore, delle piattaforme di vendita online e del rapporto con le istituzioni. Dicevamo, l'economia circolare è diventata un trend e stiamo tutti quanti assistendo ad un dialogo focalizzato sul riciclo e produzione di beni durevoli, che si basa sul principio che il miglior rifiuto è quello non prodotto. È però vero che nel caso che venga prodotto un rifiuto, l'opzione migliore è quella che venga preparato per il riutilizzo, così come indica la gerarchia dei rifiuti. E in questo senso è opportuno interrogarsi su quali saranno le priorità dei produttori nel mettere in atto le politiche di recupero dei quali diventano responsabili. Della definizione di recupero fanno parte sia la preparazione al riutilizzo che il riciclo, e il rischio è che se gli obiettivi sono il recupero in generale, i produttori possono scegliere di utilizzare il riciclo anziché la preparazione per il riutilizzo, anche se la preparazione per il riutilizzo è in cima alla gerarchia dei rifiuti. Da quello che stiamo vedendo, infatti, il riutilizzo, inteso come reimpiegare un oggetto che mantiene la sua funzione originaria, e la preparazione al riutilizzo sono oggi poco considerati dai produttori. Con l'introduzione della responsabilità estesa, il produttore è chiamato ad organizzarsi collettivamente con altri produttori creando dei consorzi per il recupero o a gestire sistemi di recupero individuali. In pratica, il produttore potrà recuperare il suo prodotto usato attraverso una politica di callback che solitamente effettua in cambio di sconti o di buoni. Entro pochi mesi entrerà in vigore la norma che riguarda il tessile e subito dopo è prevista l'inclusione di altri settori legati a beni durevoli, quindi ad esempio mobili e materassi. Se da una parte quindi vi è l'assoluta percezione che la centralità del riutilizzo sia assodata e sia prioritaria, dall'altra c'è da considerare che la gestione del fine vita di un prodotto è onerosa e il timore è che i produttori, nonostante le indicazioni legislative, non avviino alcuna politica a sostegno del riutilizzo, ma si indirizzino verso il recupero e verso il riciclo, che sono opzioni successive rispetto al riutilizzo nella gerarchia di gestione dei rifiuti. L'aumento del costo delle materie prime potrebbe infatti portare i produttori ad utilizzare delle materie prime seconde in modo da cercare di abbassare il costo di approvvigionamento, sempre però focalizzando la produzione a prodotti nuovi. In questo modo non si terrebbe quindi conto della possibilità di reimpiegare i beni nello stato originario, adottando quindi politiche di reinserimento sul mercato di prodotti di seconda mano. Capisco che il timore sia quello di dover gestire una marginalità molto più bassa, costi maggiori e soprattutto di doversi addentrare in un settore, quello dell'usato appunto, che ha delle dinamiche particolari, soprattutto in Italia. E oltre a una questione legata al profitto, va detto che i produttori purtroppo non vedono di buon occhio gli operatori dell'usato perché li considerano praticamente dei pirati della contraffazione. Ad esempio, l'ufficio Brand Protection di Adidas segnala a Facebook come contraffatti gli oggetti usati proposti dai negozi dell'usato e causa quindi la chiusura di pagine di piccoli imprenditori, mettendoli quindi in grande difficoltà. E sembra quindi che i produttori vogliano ottenere dei diritti di proprietà sui marchi di prodotti già venduti, ostacolando quindi la vendita del prodotto usato e ignorando quello che legalmente viene definito esaurimento del diritto di marchio.
l'esaurimento del diritto di marchio è quella norma che dice che il titolare di un marchio non può più far valere la propria esclusiva sul segno in questione e non può quindi opporsi alla circolazione del bene sul quale esso è apposto, una volta che tale bene sia stato immesso in commercio. Questa norma quindi dà diritto ad un privato che ha acquistato un paio di scarpe da ginnastica di una certa marca di poterle rivendere citando la marca, ed è questo che i produttori non vogliono. Questo diritto, tra l'altro, è normato sia a livello europeo e a livello nazionale ed è applicabile a tutti i diritti di proprietà industriale. Con questo pregiudizio, i produttori di fatto ignorano il fatto che gli operatori dell'usato sono dei grandi conoscitori dei brand, proprio perché la vendita di prodotti grifati sta nel loro core business. E questa expertise è importante ed è tipica di questo settore. Peraltro, molti operatori si avvalgono di esperti o sono loro degli esperti che garantiscono l'autenticità dei prodotti che vendono e che vengono posti in vendita. In sostanza, il primo punto che voglio evidenziare come un ostacolo allo sviluppo di questo settore è la percezione del produttore rispetto al mondo dell'usato, che di fatto ne sta ostacolando lo sviluppo. Come secondo punto, vorrei porre l'attenzione sulle applicazioni di vendita online, come Vinted, Subito e molti altri. Sono applicazioni peer-to-peer che mettono in contatto tra loro direttamente i privati per l'acquisto e la vendita di oggetti usati. Qui abbiamo tre ordini di problemi. Il primo è che la modalità peer-to-peer è appannaggio di molti truffatori, che sfruttano l'ignoranza tecnologica di molti per ottenere guadagni illeciti. Ovviamente molto si sta facendo per rendere queste applicazioni sicure, però molto rimane anche da fare. Il secondo problema è che queste applicazioni non sono sostenibili dal punto di vista economico, perché non generano alcun tipo di ricchezza, sono al di fuori di ogni forma di tassazione per colui che vende questi prodotti. Un operatore dell'usato, alla pari, per vendere oggetti usati ha un IVA del 22%, un INPS, quindi una posizione pensionistica attiva, e una TARI, una tariffa rifiuti se il negozio è fisico, cosa che un'app ovviamente non ha. E un'attività dell'usato, infine, genera anche posti di lavoro e spesso è oggetto di sostenibilità sociale. Sono molte le attività che operano in questo settore che aiutano le persone più in difficoltà, ad esempio attraverso le cooperative sociali. Terzo problema, queste piattaforme web o app non sono in grado di generare utili. Io, come lavoro, faccio l'imprenditore e mi capita spesso di analizzare bilanci. E quando analizzo bilanci di queste aziende, di queste app, leggo un sacco di soldi erogati da fondi di investimento, soprattutto americani, e parallelamente delle grandi perdite a bilancio. Non ho mai visto un bilancio che rilevasse un utile. L'idea che mi sono fatto è che l'usato online sia oggi da considerare una bolla speculativa, un po' come la bolla delle dot-com del 1997. Secondo questa teoria, la sopravvivenza di una società in questo settore dipendeva dall'espansione della sua base di clienti il più rapidamente possibile, anche se a costo di grandi perdite annuali. La frase espandersi o fallire era il motto del periodo. Al culmine del boom era possibile per una società dot-com promettente fare un'offerta pubblica e ottenere una notevole quantità di denaro, anche se non aveva mai fatto profitto o in alcuni casi aveva a malapena coperto i costi iniziali di avviamento. Quindi, riepilogando, gli ostacoli del nostro settore: al primo punto vi sono i produttori, al secondo punto le applicazioni web e le app e al terzo punto le istituzioni. Già, perché le istituzioni tendono ad ignorarci. Esiste una proposta di legge in Commissione Ambiente e Attività Produttive a sostegno del mercato dell'usato che è ferma da anni. Purtroppo l'approccio è sempre penalizzante per gli operatori dell'usato. Se ad esempio c'è un'area mercatale operativa con centinaia di operatori del riutilizzo che hanno magari delle difficoltà a seguire le regole burocratiche, invece di discuterne e agevolarli si preferisce chiudere il mercato. O come è successo per il balloon di Torino,
Nonostante gli operatori seguissero tutte le regole stabilite, si decide di spostare arbitrariamente questo mercato dell'usato in periferia o a Porta Portese, dove ancora oggi non esistono regole chiare sulla gestione del mercato, nonostante sulle guide turistiche di Roma il mercato dell'usato di Porta Portese sia indicato come una delle 10 cose da vedere. Ma posso continuare, citando ad esempio i negozi dell'usato in conto terzi, che non hanno un codice Ateco di riferimento e che sono quindi equiparati ai procacciatori d'affari. Immaginate che cos'è successo durante il lockdown. Queste attività sono state chiuse in quanto dal punto di vista organizzativo erano negozi, ma hanno rischiato di non ricevere i sostegni economici previsti in quanto dal punto di vista burocratico erano procacciatori d'affari. È stato solo grazie ad un intervento di rete ONU che si è reso possibile dare dei ristori a questa specifica categoria di operatori. Proseguo affermando che sono veramente tantissimi gli operatori dell'usato organizzati come ambulanti e che dal punto di vista fiscale sono super penalizzati. L'ambulante, infatti, per il suo giro d'affari potrebbe essere un contribuente forfettario, ma se applichi il regime speciale pensato per l'usato, regime del margine, non puoi essere un forfettario. E quindi si obbliga un singolo operatore dell'usato ambulante ad un aggravio enorme di costi, in quanto dal punto di vista fiscale deve tenere una contabilità al pari di un'azienda strutturata e quindi deve dotarsi di un ufficio che gli gestisca la contabilità in maniera abbastanza complessa. E vogliamo parlare dell'IVA? Perché per un oggetto usato l'IVA sul margine o sulla provvigione è del 22%. Ma essendo questa attività di prevenzione dei rifiuti, l'IVA dovrebbe essere al 10% come le altre attività di gestione dei rifiuti. Oppure un prodotto usato, visto che ha completato il suo ciclo a livello commerciale ed è uscito dalla filiera commerciale, dovrebbe essere esentato dall'IVA. Infine la Tari. I comuni tendono ad equiparare un'attività nel settore dell'usato con una classica attività commerciale, applicando la tariffa rifiuti come se questo tipo di attività fosse un negozio tradizionale. E il paradosso è che un'attività di prevenzione dei rifiuti debba pagare una tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E nonostante vi siano delle sentenze che condannano i comuni che adottano questo comportamento, di fronte alle istanze degli operatori locali, i comuni le ignorano, semplicemente non rispondono. Il risultato è quindi una costante penalizzazione di questo mercato che ne impedisce quindi lo sviluppo. E per questo le normative che, come ho detto, prevedono che il riutilizzo sia la prima opzione nella gerarchia dei rifiuti vengono costantemente disattese. Ma quale potrebbe essere la soluzione? Beh, come imprenditore sono abituato a concentrarmi su ciò che possiamo fare noi. Di conseguenza, se il problema è la percezione, gli operatori dell'usato dovranno darsi da fare per modificarla, per inciderla, così come hanno fatto nei confronti della percezione del consumatore finale rispetto a un oggetto usato. Una volta la percezione dell'usato era maggiormente legata a concetti di rifiuto, di povertà. Oggi l'usato è sempre più smart grazie all'opera continua di sensibilizzazione degli operatori e grazie al fatto che la sostenibilità è oggi una questione mainstream, è diventata un trend. Peraltro il concetto smart nel mondo dell'usato è particolarmente interessante perché dice che a parità di spesa la qualità di un prodotto usato è molto più alta rispetto al corrispondente prodotto nuovo. Ovvio, ciò non risulta essere sufficiente. Dovremmo trovare un'intesa tra produttori e operatori dell'usato che, ad esempio, dovrebbero sedersi allo stesso tavolo a discutere di responsabilità estesa del produttore. E dovremmo iniziare a pensare alle persone e al pianeta oltre che al profitto. Negozi e attività dell'usato generano lavoro anche nei confronti delle fasce più deboli. E dobbiamo tener conto che nel giro di pochi mesi subentreranno i centri di preparazione e riutilizzo, peraltro con dei fondi già stanziati a livello di sostegno normativo. E se il sistema sarà costruito bene, sarà possibile reimmettere sul mercato dell'usato, secondo una stima riportata da Rete ONU,
circa 600.000 tonnellate di beni usati. Attualmente il settore ne riutilizza circa 500.000 e questo incremento determinerà sicuramente un'espansione del settore, indipendentemente dalla volontà dei produttori. E infine, le istituzioni, e questo è importantissimo, dovrebbero considerare strategiche queste attività e iniziare a sostenerle, peraltro come prevede la legge. Queste attività dovrebbero essere sostenute perché l'usato è lavoro, ma è anche inclusione sociale. L'usato è la cosa più sostenibile che esista, visto che allunga il ciclo di vita dei prodotti, evita l'impatto per lo smaltimento e riduce la necessità di produrre oggetti nuovi. Finisco il mio intervento citando il programma comunitario New European Bauhaus, che conta oggi su circa 500 milioni di euro di dotazione e ha tutte le premesse per fare storia. La von der Leyen ha detto: se il Green Deal europeo ha un'anima, questa è la New European Bauhaus. E il Sole 24 Ore dice: per la prima volta nella sua storia l'Europa ha suggerito i canoni del nuovo bello, un bello che significa sostenibilità, accessibilità, dialogo tra diverse culture, recupero del saper fare, ma anche inclusività sociale ed economica. E l'usato è proprio questo. Grazie e buon lavoro a tutti.